Il nodo mezzo Windsor, rispetto al Windsor vero e proprio, risulta parzialmente asimmetrico, ma è comunque molto elegante. Vediamo insieme come si fa. Il lembo più stretto è anche il più corto, mentre il lembo più largo è anche il più lungo. Come sempre, per illustrare i passaggi, io terrò i lembi della cravatta distanti dal collo. In realtà, il mio consiglio è di tenerli più vicini al collo in modo che poi alla fine la cravatta termini in corrispondenza della cintura. In rete si trovano diverse versioni di questo nodo, vediamole con ordine. Il lembo più corto è alla mia destra, mentre il lembo più lungo è alla mia sinistra. Le cuciture sono rivolte verso di me. Prendo il lembo più corto e vado verso sinistra passando al di sotto del lembo lungo e stringo in corrispondenza dell'intersezione. Ora prendo il lembo lungo e vado verso sinistra passando al di sotto, in questo modo. Riprendo il lembo più lungo e vado verso il basso passando all'interno del triangolo. A questo punto abbiamo due possibilità. Posso andare verso sinistra formando uno spessore da questo lato, oppure andare verso destra formando uno spessore più simmetrico. In questa versione proviamo ad andare verso destra. Ora riprendo il lembo più lungo e stavolta vado verso sinistra formando un'asola con le dita. A questo punto, con il lembo più lungo, mi avvicino al petto e risalgo passando all'interno del triangolo. Infine, con il lembo lungo, vado verso il basso ed entro all'interno dell'asola. E tiro. A questo punto il nodo è fatto, lo porto al collo tirando sia il lembo più corto che il lembo più lungo. E abbiamo finito. Prendo il lembo più corto e vado verso sinistra passando al di sotto del lembo più lungo e stringo in corrispondenza dell'intersezione. Ora prendo il lembo lungo e vado verso sinistra passando al di sotto, in questo modo. Riprendo il lembo più lungo e mi porto verso il basso passando all'interno del triangolo. In questa versione del nodo ci portiamo verso sinistra, formando un triangolo da questo lato. Vediamo che c'è uno spessore. Ora riprendo il lembo più lungo e vado verso destra passando davanti e formo un'asola con le dita. Riprendo il lembo più lungo, mi avvicino al petto e risalgo passando all'interno di questo triangolo. Per finire, prendo il lembo più lungo e vado verso il basso entrando all'interno dell'asola e tiro verso il basso. A questo punto il nodo è fatto, lo porto al collo tirando sia il lembo più corto che il lembo più lungo. E abbiamo finito. Il lembo più corto è alla mia destra, mentre il lembo più lungo è alla mia sinistra. Prendo il lembo corto e vado verso sinistra, passando al di sotto del lembo lungo. Con le dita pizzico l'intersezione. Prendo il lembo lungo, mi avvicino al petto e risalgo passando all'interno di questo triangolo. E mi sposto verso destra, creando uno spessore da questa parte. Con il lembo lungo mi porto verso sinistra passando al di sotto. Riprendo il lembo lungo e stavolta passo davanti e mi porto verso destra, creando un'asola con le dita. A questo punto prendo il lembo lungo,
mi avvicino nuovamente al petto e risalgo passando all'interno del triangolo. Infine, con il lembo lungo, vado verso il basso e passo all'interno dell'asola e tiro verso il basso. A questo punto il nodo è fatto, posso portarlo al collo tirando sia il lembo corto che il lembo lungo. E abbiamo finito.